Volkswagen ID3, e lei l'elettrica per le masse? Secondo Volkswagen sì, perché ha già ricevuto tantissimi pre-order ed è pronta a venderla in Italia ad un prezzo inferiore ai 30.000 euro. Ma guardiamola più nel dettaglio. Esteticamente è davvero molto filante, coefficiente aerodinamico molto alto, abbiamo un avantreno molto affusolato con la parte superiore piena, non abbiamo bisogno di feritoie, di griglie del radiatore per raffreddare il motore termico, essendo esclusivamente elettrica. Solo questa parte più in basso, contornata dalla mascherina e dalla feritoia in plastica, è viva. Vengono puliti i flussi che poi andranno verso il fondo vettura e poi ad uscire. Attrae il mio sguardo il badge importante Volkswagen qua in centro, contornato da questi inserti che riprendono poi la forma del gruppo anteriore. Vediamo il profilo, dove si notano i grandi cerchi, in questo caso da 20 pollici pieni per fendere ancora meglio l'aria, e poi abbiamo il profilo pulito se non per questa nervatura a livello della maniglia. La linea del tetto è discendente e si va poi a che va poi ad incontrare lo spoiler posteriore. Davanti la trovo molto più affusolata, dietro invece con questo spoiler le linee si fanno un po' più nette, un po' più squadrate, che è una cosa che almeno personalmente mi piace molto, perché trovo la coda molto molto presente. Parte inferiore abbiamo un po' di plastica. Vediamo, aprendo il bagagliaio, abbiamo tra l'altro il gruppo posteriore appuntito, molto bello, un bellissimo design che abbraccia idealmente il portellone. Bagagliaio, scalino molto piccolo in entrata, e poi abbiamo un fondo molto piatto, 380 litri di capienza. Vediamo se c'è ancora, sì, c'è ancora su qualcuno, vediamo dopo l'abitacolo. Intanto vi parlo dell'autonomia e del motore termico. Allora, prima di tutto abbiamo una trazione posteriore e un motore termico con cavallerie che vanno da 150 cavalli oppure 204 cavalli, fino a 204 cavalli, e che ci permette di raggiungere una velocità massima di 160 km orari. Cos'altro dirvi? Abbiamo tre differenti batterie da 45 kWh, 58 kWh, 77 kWh, che ci permettono poi di raggiungere un'autonomia di 330 km, 450 km e infine per la 77 kWh 550 km di autonomia. Intanto possiamo già vederla da qua. Vederlo da qua, l'abitacolo è assolutamente molto molto tecnologico. Sono spariti quasi completamente i tasti fisici, se non sul volante. Molto bello il quadro strumenti in rilievo che va verso il guidatore, ovviamente con funzioni poi che ci indicheranno la ricarica della vettura, lo stato di ricarica delle batterie, e poi abbiamo il sistema infotainment. Ci sono dei passeggeri posteriori, hanno abbastanza spazio per le gambe, ma come posso vedere anche per la testa. Come detto, Volkswagen già pronta a venderla in Italia a meno di 30.000 euro, ha già ricevuto tantissimi preordini, e secondo Volkswagen è appunto l'auto elettrica di massa del domani. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa Volkswagen ID3 qui sotto nei commenti, e non dimenticate di approfondire, se volete, se volete avere altre informazioni sulla Volkswagen ID3, di consultare motorionline.com. Ciao!